tutti ragazzi, qui è Visio e qui è Marco e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati in un nuovo video con una statua Pokémon bella, un certo livello, bella. Certo. Quanto ci siamo disquisito? Ci abbiamo disquisito infine, adesso vi raccontiamo. Ragazzi, io vi ricordo che qui sopra, sopra la testa di Marco, vi lasciamo l'altra statua che abbiamo aperto l'altra volta. Pure quella era molto molto figa, ci è piaciuta tanto. Dove e fa? Proprio sulla luce sta giù in vetrina. Proprio sul fatto, sulla luce del fatto che ci era piaciuta quella di prima, sono andato ad acquistare anche questa seconda. Ci tengo a precisare, prima che qualcuno ci scrive, questi sono, non sono ufficiali, sono dei bootleg. Ovviamente non è ufficiale, originale al 100%, però vi assicuro che sono fatte molto bene e comunque qualità prezzo sono un ottimo acquisto. Ragazzi, prima di iniziare questo video, noi vi vogliamo lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordiamo che se anche voi le volete acquistare, noi vi lascio qui sotto il link, perché vi assicuro che sono fatte molto bene. Adesso poi andiamo a vedere anche questa seconda statuina. Marco, andiamo a aprire. Bella vera. Allora ragazzi, eccoci qui. Allora, poco fa vi stavamo parlando appunto della decisione dei secoli che io e Marco abbiamo parlato, se prendere la versione con il Gyarados blu o la versione con il Gyarados Shiny. Allora, dobbiamo dire una cosa. Già a livello di leggendari io e Marco ci abbiamo una differenza, in quanto a me mi piace di più E a Marco gli piace di più Lugia. Quindi questa era già la prima differenza. È andata. Dopodiché, sicuramente ragazzi, fra Gyarados normale e Gyarados Shiny, sicuramente il Gyarados Shiny è sicuramente il più bello. Però che cosa è che mi ha fatto optare un po' di più per prendere questa, appunto, perché adesso andremo a vedere. Perché, vabbè, innanzitutto, come vi ho detto, mi piace di più. E su questo non c'è sta dubbio. E poi mi piaceva davvero tanto di più Celebi, perché secondo me ci sta molto meglio piuttosto che uno dei tre starter. Perché qui, come potete vedere, c'è Chikorita, ma non c'entra niente. Esatto, ma però si poteva mettere anche Totodile o Cyndaquil. Quindi erano tutti e tre disponibili da poter decidere quale mettere. Però, ragazzi, secondo me ci stava meglio Celebi. Peraltro, con l'altra statua che abbiamo fatto, che dove c'è Mew, mi sembrava decisamente più giusto che ci fosse Celebi. Peraltro, anche proprio il croma di colori, questo Marco esperto ci può parlare un po' meglio. Secondo me era migliore questo rosso, blu, verde. Secondo me ci stava molto meglio di questo. Vabbè, l'accostamento dei colori. L'accostamento dei colori, secondo me ci stava meglio. Comunque, giallo, rosso. Giallo, rosso da Roma, Sandro. Non lo so, mi piaceva di più. Pure il Celebi in tono col Game Boy. Non lo so, mi piaceva di più. Quindi, alla fine, ragazzi, questo qua è quello che ho scelto. Allora, la andiamo ad aprire. Peraltro, devo dirvi che con la questione della pandemia ci ha messo una vita ad arrivare questa statua. Allora, apriamola insieme e andiamola ad analizzare. Allora, togliamo lo scocciettino. Peraltro, Marco, voglio fare pure una precisazione. Nello scorso video io avevo parlato che quella statua era, a mio parere, diciamo, in onore di Pokémon giallo, blu e rosso, no? Oltre che anche a Pokémon Oro e Argento. Perché? Perché era presente il Game Boy Advance. Ora però, con l'uscita di questa statua, Marco, io devo dire assolutamente che Oro e Argento, sì, che questa è molto più appartenente alla seconda generazione Oro e Argento. Quindi insomma, senti, io qua c'è una cosa che non capisco. Vai, che cosa? Il cuoricino con le ali, che non me lo so scordato. Potrebbe essere un, diciamo, una cosa di Air Gold e Soul Silver. Perché i remake erano, si chiamavano appunto Air Gold e Soul Silver, erano i remake di Oro e Argento. Certo. Quindi secondo me io vedo questo cuoricino e quindi l'impressione è che potesse essere questo. Poi raga, non lo so, magari può essere pure che mi sbaglio nel caso del match c'è il Soul Silver. Esatto, vedi, quindi era proprio questo la cosa. Allora, infatti Marco, guarda, vedi che comunque probabilmente avevo detto giusto, perché quella statua, la prima che abbiamo fatto, era veramente Oro e Argento, blu e rosso. Perché questa qui, Marco, guarda un po', è Air Gold. Quindi questa qua è la statuina in onore di remake. Qua c'è proprio scritto Air Gold version. Quindi questa è il remake di Oro e Argento. Comunque, Marco, andiamo a analizzare questa statua. Cerchiamo di guardarla bene tutta quanta. Ah, qui peraltro c'è il nostro buon Marco, ha trovato la cartuccia. Sì, va quella qui che va inserita nel Game Boy. Qui ti posso dire subito che queste Pokémon le potevano colorare un pochino meglio. No, bastava una striscietta nera. Una striscietta nera, assolutamente. Questa la coloriamo noi. La potevano fare. Poi abbiamo i monitor con Sigorita, Cyndaquil e Totodile. Perfetto. Questi molto belli. Peraltro, ecco, questa è anche una motivazione, Marco, per cui mi ha fatto scegliere questa. Perché comunque un omaggio ai starter già c'era. E quindi insomma, mettilo questo è esatto. Poi abbiamo una bella piuma di Hu. Peraltro, secondo me la colorazione di Hu è sicuramente più bella di quella di Lugia. Ma al di là di esteticamente, se possa piacere o no, eccolo qua.
il nostro O. Guardate un po' quanto è bello. Mi piacciono molto le ali. Guardate quanto è figa la sfumatura. L'Elo 45, perché lo trovavo il verde. L'Elo 45. Probabilmente sì, veniva catturato l'Elo 45. Questa è proprio la barra, no, delle statistiche del gioco. Infatti abbiamo anche la scritta HP o in giapponese, il livello 45. Dopodiché abbiamo il Gyarados, che come detto non è in versione shiny. Non riesco neanche a farvelo vedere bene perché eccolo, quanto è simpatico. Non entra molto bene in camera. Devo dire, Marco, dai, colorato anche abbastanza bene. Ma si vede che, no, si vede, no, che insomma non è proprio perfettissimo. Non però capisco perché si sono persi sulle Pokéball. Poi qui abbiamo il nostro Celebi, peraltro molto bello con l'effetto dei bit, no? Che escono dal Game Boy. Diciamo, Pixel, sì. Anche questo effetto richiama comunque la vecchia statua che ce l'aveva. Abbiamo questo Game Boy Color, che se non erro qui, ecco qua, ci va proprio la cartuccia che mi aveva dato prima Marco. Eccola qua. E dopodiché qui dietro niente, abbiamo questo effetto splash, paratempio, più che altro mi sembra. Sì, questo qua è assolutamente la torre di U e Lugia, sì, sì, di leggendari, sì. Qui dietro abbiamo questo effetto pixel, diciamo, a ricordare. Quella non è fatta male, eh? No, neanche fatta male, per nulla. E qui abbiamo, vabbè, gli alberini. Che porta ci abbiamo qua? E che è una porta quella? Credo di sì. Ora non so qua bene a cosa si riferiscono, devo essere sincero. Però c'è una piccola porta. Allora, ragazzi, questa è la statuina. Che è molto bella. Molto bella, secondo me. È quello. Non abbiamo i... Ti ricordi che nell'altra statua c'erano Pikachu e Rosso in versione Pixel miniaturizzata che si andavano a appoggiare sotto? Qui, a parte la cartuccia, non abbiamo altri oggettini da poter inserire. Comunque, Marco, io sono contento alla fine della scelta che ho fatto. Secondo me, guarda, secondo me rosso, blu, verde ci sta proprio bene. Non lo so perché, mi piace molto. Sono contento di aver preso U. E peraltro lo dobbiamo pure dire, Marco, che prima preferivo Lugia pure io. Poi col tempo crescendo sono invecchiato e ho sviluppato questo amore per O, che secondo me è veramente uno dei leggendari più belli. Raga, questa dunque... Scusa, prima ti interrompo. Dimmi tutto. Vuoi che te vado a prendere l'altra e te la mettiamo vicina? E dai, facciamole vedere insieme. Eccoci qua, ragazzi, in tutto il loro splendore. Marcolino è andato a prendere... Ecco, questo, come dicevo, rosso. Il rosso in modalità... Pixel, no? In modalità miniaturizzata. Queste molto sono le belle, due statue. Molto belle vicine, sono molto, ragazzi, belle, molto vicine, belle. Assolutamente. Guardate un po', questa, come sapete, l'abbiamo già vista sul canale, abbiamo lasciato il link. Sono sicuro che vicino fanno veramente un bellissimo effetto. Insomma, guarda, secondo me, posso dire la verità, mi piaceva tantissimo la prima. La seconda mi piace di più. Secondo me sì, ma poi anche il fatto che comunque è più grande, guarda come si estende di più in altezza, alla fine fa un effetto sicuramente più bello. Comunque dai, insieme, bellissimo. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Noi come al solito vi invitiamo ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like grosso almeno come questa bellissima statua. Mi raccomando, fateci sapere quale preferite fra le due, fra questa e quella vecchia. Qui da Visio e da Marco è davvero tutto. Noi vi mandiamo un grosso saluto. Ciao ciao. Ciao, ciao.